Buongiorno ragazzi e ragazze, come state? Bentornati sul mio canale, benvenuti in questo mio nuovo video. Allora, qui a Torino c'è un tempo straordinario, l'ho divise giuste le sillabe, straordinario, bellissimo, la temperatura è anche perfetta al bacio, si potrebbe stare anche senza giacca, ma io non rischio. Per cui io mi sono detta, ho la giornata libera, il tempo è fantastico, quale buona occasione per registrare video? Eccola, si è presentata proprio a fagiolo. Per cui oggi sono qui per registrare, spero, almeno 3 video. Cominciamo dal primo, con calma, cominciamo da questo. Allora, come avrete letto dal titolo, vi voglio presentare un tot di prodotti che rappresentano delle novità e delle scoperte appena approdate in casa mia. Questi prodotti che vi vado a mostrare oggi non li avete mai visti qui sul mio canale, per cui risultano essere delle vere e proprie news, novità. Magari li avete visti su altri canali, questo non lo so. Non si tratta di un video top e flop, ma si tratta di un video in cui recensisco prodotti nuovissimi, quindi a metà tra un video recensione e un video acquisti, perché ci sono anche delle cose che non ho ancora aperto. Ve le faccio vedere, che magari se voi le avete già provate mi sapete dire qualcosa. Ok? Mi sono spiegata bene? Non lo so, mi vengono i dubbi. Premetto subito che sarà un video lungo perché io ho un bruttissimo difetto, cioè mi piace argomentare e parlare un po' più a lungo dei prodotti. Non sono qui per fare le liste della spesa. Ok, quindi questo lo premetto subito perché ci sono tante persone che mi scrivono: Silvia, questo video non lo guardo perché è troppo lungo. Non state a scrivermi, non guardatelo proprio il video. Ecco, cioè non ho bisogno di giustificazioni, cioè non c'è un abbonamento che pagate per cui se non vedete qualcosa c'è uno sconto, no, non ce n'è. Tutta roba molto gratuita, dovete pensare a questi video proprio solo come una chiacchiera, ok? Un momento di condivisione. Perfetto. Partiamo subito dalle fragranze per poi snocciolare comunque descrizioni di altri prodotti. Partiamo dalle fragranze perché ho intitolato il video così, per cui parliamo di quelle. Allora, partirei dalla primissima. 2 giorni prima di Pasqua io e Simone siamo stati un weekend sul Lago Maggiore. Ci siamo fatti proprio 2 giorni nella località di Verbania Suna, che è proprio una località, un pezzettino della provincia di Verbania chiamato Verbania Suna, dove appunto c'è il Lago Maggiore e vi potete fare la passeggiata sul lungolago. Mi sarò espressa bene? Non credo. Purtroppo il primissimo giorno in cui siamo arrivati lì il tempo non era bellissimo come oggi, ma era un po' velato, per cui abbiamo deciso di passare l'intero pomeriggio non solo a farci la passeggiata del lungolago in quella località lì, ma di andare al parco botanico chiamato Villa Taranto. Allora, questo parco botanico, che particolarità, già si capisce, essendo un parco botanico, raccoglie in sé diverse specie di piante, diverse specie di fiori, per cui potete fare una lunghissima passeggiata, l'entrata ovviamente è a pagamento, vi fate una lunghissima passeggiata, vi fate anche qualche foto, guardate i fiori, tra l'altro lì c'è un profumo straordinario proprio di fiori, guardate le piante e state in completo relax. Devo dire che quel giorno io e Simone abbiamo fatto 8 km a piedi ed è stato bellissimo, non solo nell'interno del parco, ma proprio anche facendo il lungolago, quindi 8 km è stato fantastico. Passeggiate, mi raccomando, se non siete persone come me che fate sport, io non lo faccio, però fate magari delle lunghe passeggiate, magari a passo spedito, questo sicuramente fa bene al corpo, ma in primis fa bene alla mente. Quindi, alla fine, che cosa ho fatto? Finita il giretto nel parco botanico, che è durato un paio di ore, perché ce la siamo presa veramente con calma, mi sono fiondata nel negozio di souvenir e ho detto, boh, guardo se c'è da comprare qualche calamita da portare a mia zia, da portare a Fiorenza, eccetera, eccetera, e poi guardo se c'è qualcosa anche per me. Ed effettivamente ho trovato proprio lì nel piccolo negozietto di souvenir il loro omonimo profumo. Si chiama Botanica, c'è il nome appunto di questa villa, Villa Taranto, Botanica è il nome del profumo e poi appunto c'è la dicitura profumo. Si tratta appunto di una eau de toilette, credo, perché non c'è scritto né eau de parfum né eau de toilette, potrebbe essere un eau de parfum, considerato il fatto che è abbastanza, come dire, potente. Da 50 ml, si presenta così in una scatolina bianca. Ok, vi faccio vedere anche il pack. Io questo qui l'ho provato,
Poi mi sono fatta un giretto, ancora un giretto lì nei dintorni e poi sono ritornata a comprarmelo. Prima me lo sono provato addosso, l'ho fatto sentire a Simone, ho appurato che mi piacesse e poi appunto sono andata ad acquistarlo. Il profumo è molto molto semplice, è un pack che devo dire approvo, assomiglia un po' ai The Library of Fragrance, solo che i The Library sono un po' più piccoli, invece questo è un po' più lungo, proprio un rettangolo per lungo con il tappo d'alluminio. Molto molto semplice, quello che c'è scritto nella scatola lo ritroviamo nella boccetta. Allora, sicuramente è un profumo potente, nel senso che quando lo spruzzate la sua presenza si avverte, è abbastanza persistente, non è longevissimo, ma comunque devo dire ha una buona durata. Di che cosa si tratta? Sicuramente si tratta di un profumo estremamente floreale, non abbiamo parti gourmand, parti fruttate, parti esperidate, assolutamente, secondo me. Qui abbiamo, non ci sono le note olfattive né sul sito e né sulla scatolina. Secondo me, qui siamo di fronte a un gelsomino mescolato con la tuberosa, che non sono esattamente, avete ragione, le mie note floreali preferite, però devo dire che mi piace. Mi piace perché ha una nota che non so quale delle due spinge un po' di più e mi dà un po' più di sprint. Secondo me, è il gelsomino. Rimane come se ci fosse un sottofondo di tuberosa. Ok, e quello che spinge un po' di più è il gelsomino. Mi è venuto il dubbio anche che potesse essere un gelsomino notturno. Non lo so, devo ancora studiarlo per bene, comunque l'ho già indossato diverse volte e devo dire che è un profumo che mi ha dato e mi sta dando soddisfazione. Tra l'altro ho terminato tutti i profumi di Primark, per cui quelli che vedete qui di profumi sono quelli che utilizzo. Per cui Villa Taranto Botanica, profumo florealissimo, direi che va bene per la primavera. L'unica, diciamo, criticità che ho potuto, trovare è che mi aspettavo delle note olfattive un po' diverse, perché all'interno del parco ho sentito molto il profumo di caprifoglio, ho sentito molto il profumo di mughetto e, c'erano diverse piante di osmanto, per cui ero più diretta verso quei fiori lì, mentre in realtà qui, secondo me c'è gelsomino e tuberosa e punto e basta. In ogni caso è un buon profumo floreale, va benissimo per la primavera. So che a Simone è piaciuto particolarmente, anche lui mi ha detto guarda che spinge come profumo perché si sente, per cui ho fatto un buon acquisto. Quanto l'ho pagato? L'ho pagato 18,50 euro, forse se ne approfittano anche un po' perché è il negozio di souvenir, sapete, nei negozi di souvenir le cose costano tanto. Però l'ho preso veramente volentieri, mi ero accantonata un piccolo gruzzoletto proprio per questa gita, per comprarmi dei ricordini in questa gita e sono stata contenta di averlo fatto. Buono, questo non posso dirvi, lo potete trovare di qua e di là perché si trova lì a Villa Taranto, quindi se avete in progetto, come dire, in mente di fare qualche gita, vi posso consigliare di andare lì, diversamente non so. Però vi dirò, profumi gelsomino e tuberosa ce ne sono, non è un profumo miracoloso, ecco. Andiamo al secondo prodotto. Questo l'ho acquistato per Simone ed è credo forse la punta di diamante di questo video perché sono rimasta sconvolta dalla bontà e dalla persistenza di questo prodotto. Allora, qualche giorno fa ho fatto, qualche giorno fa, una settimana fa se non di più, ho fatto un ordine in farmacia perché mi servivano appunto degli integratori, ordine online, e per arrivare alle spese di spedizione gratuite mi sono ficcata nel carrello una confezione che mi proponeva due acque di colonia in due formati diversi. Il primo formato da 150 ml, quindi enorme, e il secondo formato da 30 ml. Il marchio è Yap Pharma, un marchio di cui qui su YouTube ne avrete sentito parlare fino a farvi sanguinare le orecchie, l'ho sentito anch'io tante volte, però è una delle prime volte in cui mi approccio appunto a questo marchio e devo dire che sono rimasta stupefatta. Vi faccio vedere la confezione e poi vi mostro una delle due acque di colonia. Sappiate che sono entrambe con le stesse note olfattive. La confezione è questa qui, quindi si chiama Yap Pharma Eau de Cologne Vetiver et Moss, che sarebbe vetiver e muschio. Perfetto, vedete c'è la boccia da 150 ml e la boccetta piccola da 30. Allora, parto col dire che secondo me la dicitura Eau de Cologne è un po' errata perché questa colonia qui Simone l'ha messa qualche giorno fa, se l'è messa alle 3 di pomeriggio, a mezzanotte si sentiva ancora. Facciamo il conto, dalle 15 alle 24 sono 9 ore. Per cui le Eau de Cologne che durano 9 ore ancora non mi è capitato di incontrarle, sono veramente rare. Vi mostro la boccia da 150 ml perché quella da 100. Sì, con calma, Silvia, prendi,
prendi fiato, perché quella da 30 ml me la sono già messa nel nostro beauty case da viaggio, così quando Simone è in giro almeno ha il suo profumo. Vi mostro quella da 150 ml ed eccola qua, si vede perché forse ci sono i riflessi del sole. Molto carino il pack che richiama proprio il vetiver e il muschio. Il vetiver, scusatemi, è questo qui marrone e il muschio credo che sia questo. O forse il muschio è quello marrone, non lo so, sono un po' indecisa, non ho idea. Quello che vi posso dire è che dietro, nel retro della scatola, ci sono le note. Vi dice che le note sono incenso, spezie e vetiver. Il muschio non lo menziona neanche. Non capisco perché l'abbiano chiamato vetiver e muschio se poi è vetiver e spezie. Vi dico che l'incenso si sente tantissimo, le spezie si sentono tantissimo, tant'è che al primo spruzzo fa un po' effetto. Mi fa un po' l'effetto di Kingdom di Alexander McQueen, che era un po' un profumo, a mio avviso, un po' mistico, un po' clericale, un po' da chiesa. Buonissimo. Questo un po' vi fa quell'effetto lì, però poi devo dire che l'assestamento su pelle viene fuori il muschio e vi dirò la sincera verità, detto tra noi, secondo me c'è anche proprio una goccia di patchouli. Lo trovo veramente molto molto buono. È un profumo legnoso, speziato, veramente veramente buono. Anche Simone è rimasto a bocca aperta, a parte che non si aspettava che gli regalassi questo cofanetto. Non me lo aspettavo neanch'io, ma siccome mi piace viziare le persone che amo, così ogni tanto, senza, come dire, senza eventi da festeggiare, ogni tanto mi piace fare dei regali. Devo dire che questo è veramente veramente buono, per cui se non siete particolarmente interessati alle marche, se vi piace, come dire, giocare con l'olfatto e provare sempre delle fragranze nuove, soprattutto se avete qualche, come dire, compleanno, qualche, avvenimento di questo genere, compleanni, onomastici, feste, e dovete fare un regalo a una persona di sesso maschile, perché questo si propone essere un profumo maschile, ma io lo utilizzerei, premetto anche questo, ve lo consiglio tantissimo. 150 ml più 30 ml l'ho pagato 10,80 euro. Peccato che 2 giorni dopo sono ritornata sul sito, costava 1 euro in meno, quindi 9,80 euro. Io dico 10 euro per 180 ml, ragazzi, dove lo trovate? È molto difficile. Veramente, veramente buono, vi dico. Inizialmente ho detto, vabbè, se è un'acqua di colonia che profuma poco, se la può mettere dopo la doccia oppure dopo che ha lavato i piedi, insomma, se la spruzza in tutto il corpo. Però, visto che ha queste performance di 8 ore, 9 ore di durata, direi che lo può tranquillamente utilizzare come profumo. Non so se vedete che il liquido si presenta come giallissimo, quindi non è trasparente ed è, devo dire, anche bella la boccia. Mi piace molto, promossissimo, non credevo di fare questo affare. E invece sono ben contenta di averlo preso. Ricordate che il vetiver, la parte verde del vetiver si sente una parte legnosa, si sente l'incenso, si sentono le spezie e poi quando si assesta sulla pelle viene fuori appunto questo lato muschiato. Mi piace un casino, me lo sono spruzzato anch'io perché è veramente molto molto piacevole. Allora, devo essere onesta, onesta, onesta? Un po' si percepisce che è maschile, cioè non abbiamo proprio il minimo richiamo al genere femminile, niente. Però se vi piacciono queste note, chi se ne frega, no? Perfetto. E questo è uno. Allora, l'altro prodotto che vi devo mostrare, l'altra fragranza, la prendo un po' alla larga perché vi devo spiegare, è un taroccone di quelli un po' beceri. Sapete quei tarocconi di profumi beceri che hanno anche dei nomi un po', come dire, divertenti e spiritosi? Cioè, sono nomi che richiamano il nome originale del profumo, però sono un po' maccheronici, ecco, fanno un po' ridere. In effetti, io questo profumo me l'ero trovato di fronte un annetto e mezzo fa. Avevo anche condiviso la foto su Instagram prendendolo un po' per il culo, un po' in giro, perché ha un nome veramente un po' assurdo. Ecco. Però mi sono trovata nel mese di marzo a fare 2 giri in un mercato che non è il mio mercato di riferimento. Sapete che qui a Torino è pieno di zone mercatali, ok? Il mercato dove sono andata io è sempre vicino a dove abito, però non è nella mia zona, per cui è un mercato che frequento molto poco. Nel mese di marzo mi sono trovata a frequentarlo 2 volte perché dovevo recarmi in quella zona lì per delle commissioni. Post commissioni ho fatto il giro ovviamente al mercato. Mi sono trovata di fronte diverse bancarelle
che appunto vendevano questi profumi qui. Sono profumi molto economici. Un profumo 100 ml costa 3 euro e due costano 5 euro, per cui molto economici. Visto il prezzo, non mi aspetto chissà quale durata. Non l'ho ancora aperto, ho soltanto provato il tester. Ve lo faccio vedere così vi fate due risate. Allora, ho preso un taroccone di Opium di Yves Saint Laurent, che non so se lo sapete, è uno dei miei profumi preferiti, è nella mia top 5 perché mi piace tantissimo questa sua connotazione fumosa, affumicata, che cambia su persona, da persona a persona cambia, per cui a me piace da matti. Opium mi piace soprattutto d'estate, anche se non è assolutamente un profumo leggero. Quindi mi sono acquistata Oppidum, ragazzi, io questo profumo l'ho preso in giro a ottobre del 2021 perché ero dentro un negozio cinese, avevo visto sia questo che un altro tarocco di Angel e si chiamava Angelus. Quindi io ho fatto la foto a Oppidum e Angelus, un po' per sfotterli. Però provando il tester in questa bancarella, cazzo, è molto molto somigliante a Opium. Non parlo di Black Opium, Opium, proprio quello che più o meno la confezione è così. E siccome a me Opium piace tantissimo, ripeto, è uno dei miei profumi preferiti, ho detto per 3 euro lo prendo. Nel frattempo nella bancarella ho curiosato, c'erano diversi altri tarocconi, il solito Light Blue, il solito Coco Mademoiselle, il solito anche, non c'era Angel, ma c'era un tarocco di Alien, c'era un tarocco della Vie Belle, insomma ce n'erano tantissimi. E ho detto, prendo un tarocco di Narciso Rodriguez e lo regalo a mia zia. E quello di Narciso si chiama Narcisos. Gliel'ho regalato, gliel'ho portato praticamente la stessa mattina perché lei era a casa, non era al lavoro quella mattina lì. L'ha provato e ha detto: cavolo, è somigliante, non dura tantissimo perché lei ha già cominciato ad utilizzarlo, però comunque è somigliante ed è stata comunque contenta. Io sono veramente lieta di averlo preso, pagato 3 euro, non so la durata, ho sentito che è molto molto simile, ripeto. Non so la durata, ma per 3 euro chi se ne frega. Avrei dovuto ricaricare il mio In Ecstasy numero 4, però caricare quei 15 ml mi costa 8,90 euro, se non sbaglio mi costa 9 euro e ho preferito spendere 3 euro per 100 ml. Io lo sapete, ve l'ho già detto un milione di volte, mi muovo col risparmio, cioè mi muovo dove trovo le cose che costano meno, mi muovo. Vi faccio anche vedere come si presenta, molto molto semplice. Perfetto, io lo trovo buonissimo. Se vi piace Opium come profumo, è molto difficile che a qualcuno piaccia, penso che piace solo a me e all'altra mia zia Luisa. Siamo pochissimi che amiamo questo profumo perché è un profumo che è stato riformulato, non mi ricordo più se nel 99, cioè non è più la formulazione del 70, quando cavolo è stato riformulato negli anni 90 e questa riformulazione ha dato fastidio a molti. A me devo dire che piace e soddisfa, per cui continuerò a utilizzarlo a oltranza finché non mi stufa. Per cui Oppidum, il marchio è un marchio spagnolo e si chiama, aspettate che vado a leggerlo, si chiama Fragrancias Mais. Fragrancias Mais e viene fatta a Ceuti. Ceuti. Qui vi dice anche le note, note di testa mandarino, bergamotto e lirio. Ovviamente essendo un prodotto spagnolo è scritto tutto in spagnolo, lirio non so che cacchio sia. Poi c'è mirra, gelsomino, clavel, non so cosa sia. Poi c'è patchouli, ambra e vaniglia. Somiglia molto a Opium, non so che dirvi. Io lo trovo buono. Perfetto. E quindi la questione profumi dovrebbe essere finita qui. Ma sempre lì al mercato ho trovato uno stand che vendeva i mitici Breeze Squeeze. Sapete che il mio deodorante preferito della vita, forever and ever, è sempre il Breeze Squeeze. Quello lì, il numero 67, giusto? Che mi sembra che il 67 è quello lì con la confezione beigiolina, perfetto, il classic. Mi piace tantissimo, sa di colonia, non mi... è sempre super mega efficace sotto le ascelle, per cui tutte le volte che lo trovo in offerta lo compro. Non è facile trovarlo in offerta, non è facile, perché costa spesso comunque 3,99, 4 euro, in alcuni posti costa 5,20 euro, eccetera, eccetera. Al mercato sono riuscita a trovare una bancarella dove vendeva tutti i Breeze Squeeze, non proprio tutti, alcuni, sapete che ce n'è tantissimi, alcuni a 3 euro, tra cui il mio beige, quindi me ne sono preso uno, e poi ho visto questo qua nero, si chiama Breeze Black Oud.
ve lo faccio vedere bene, non l'ho ancora provato, l'ho soltanto annusato, l'ho aperto e l'ho annusato e in effetti sa di oud, quindi di legno di agar. È una fragranza legnosa, sembra quasi leggermente maschile, ma a me non mi importa, lo utilizzerò perché sono molto 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 curiosa. Deodorante profumato qui dice che tiene 48 ore, ma ovviamente consiglio di lavarsi ogni 24 ore, quindi una volta al giorno. Lo proverò e vi farò sapere. Per 3 euro mi sembrava giusto provarlo, no? Ok, vi farò sapere. Ora possiamo approdare ai prodotti. Allora, partiamo dal primissimo prodotto. Si tratta di un prodotto di make-up, scusate la ripetizione della parola prodotto. Si tratta di un articolo di make-up che mi avete consigliato in molti, soprattutto sotto al video in cui vi parlavo dei flop. Vi ricordate il video? Rumori. Vi ricordate il video Arrivano i flop? Perfetto. All'interno di quel video lì vi parlavo che ero alla ricerca spasmodica di un rossetto dorato, ovviamente da spendere poco, perché sono d'accordo, ho voglia di un rossetto dorato, ma 15, 16, 12, 10 euro, anche no, sono piena di rossetti, voglio togliermi questo sfizio. Diverse persone, se non sbaglio due, mi hanno consigliato, ora non ricordo il nome, ma comunque se state guardando questo video fatevi vive e vi ringrazio e vi saluto, mi hanno consigliato il matitone della Kiko Smart Fusion in tonalità 02. Io sono capitata in un Kiko, me lo sono provato, vedete che non è proprio oro, è più che altro un color pearlescente. Me lo sono provato sulla mano e ho detto, va bene, posso spendere 5,90 euro, mi sembra di averlo pagato, posso spendere 5,90 euro, mi sembra già fin troppo, però insomma da qualche parte devo raccattare qualcosa di oro. Non è proprio dorato ma è perlato, io lo sto indossando in questo momento e non so se lo vedete, ma se non lo vedete carico un po' di più e cerco di farvelo vedere. Ok, quindi guardate. Cerco di farvelo vedere anche sulla mano, ma non si vede. Comunque è un colore perlato, leggermente bronzato, ma se fate 46 passate sulle labbra. A me piace molto, dà questo effetto brillante, ve lo faccio vedere da vicino. Devo dire che a me piace, è più o meno il prodotto che cercavo. Sì, non è dorato, è più perlato, sono d'accordo con voi, ma sul dorato non riesco a trovare niente di facilmente reperibile, ma soprattutto che costi poco, perfetto. Per cui mi sono accontentata del Kiko Smart Fusion 02. Mi sembra che il nome è Pearl qualcosa, ma non c'è neanche il nome, che stronzi. Comunque si chiama Pearl Gold, Pearl qualcosa il colore. Comunque devo dire molto molto carino, secondo me questo va bene anche da mettere sopra altri rossetti. Magari se avete un rossetto matte, ci date due passatine proprio qui e secondo me lo rende un po' più luminoso, rende le labbra un po' più luminose. Devo dire che questo, con un trucco tipo quello di oggi, dove non ho ombretto, sono solo correttore, mascara e un bel po' di terra e un leggero illuminante qui sul nasino, le perle, sono vestita di chiaro, questo rossetto qui ci sta da Dio, anche con lo smalto chiaro, veramente bellino, mi piace, lo trovo fine ed elegante. Quindi grazie a chi me l'ha consigliato, top, mi sta piacendo. Sì, è un po' una palla il fatto che è un matitone, perché prima di portarvelo in giro, prima di metterlo in borsa, lo dovete comunque temperare, questo è ovvio. Però devo dire, c'è di peggio, nella vita, ci sono sacrifici peggiori. Andiamo avanti a un prodotto particolarmente utile, e si tratta di un colluttorio. Abbiamo terminato quello che avevamo lì nella mensola del bagno, ve lo farò vedere nei prossimi prodotti finiti, quelli di maggio o giugno, non so quando registrerò. E per cui Simone si è preso un classico colluttorio alla menta della Selex, siamo andati al Famila, scusate, siamo andati alla EO, si è preso quello, mentre io mi sono presa un prodotto, devo dire la verità, bisogna essere onesti e sapete che a me piace essere trasparente. Ho preso questo prodotto, lo dico, per un ricordo affettivo, perché c'è stato un periodo della mia vita a metà degli anni 2000 in cui mia mamma andava in un negozio biologico che c'era Ivrea, sapete, nei primi anni 2000 negozi biologici non è che ce n'erano accatarrate, non c'erano le vie botteghe, Natura sì, online si faceva fatica, insomma, dai primi anni del 2000, per cui mia mamma
vicino al suo ufficio aveva un negozio bio, carissimo, in cui a lei piaceva andarsi a fare un giro dopo la pausa pranzo. Andava o con le colleghe, oppure qualche volta andavo io, qualche volta andava lei da sola. E c'è stato un periodo in cui lei prendeva un dentifricio della Veleda, e si tratta del dentifricio alla Ratania. Per cui io, avendo bisogno di un colluttorio, non volendo usare quello lì di Simone alla menta, molto, molto, quello lì che ha preso lui della Selex, è molto medicale, cioè sembra che siete andati dal dentista, poi a livello vi lascia la bocca del dentista, che non è un effetto che a me piace. Per cui ho detto, boh, mi prendo un colluttorio della Veleda proprio alla Ratania. Ne avevo bisogno, no, non avevo bisogno della Ratania, l'ho detto, l'ho fatto come ricordo affettivo. Per cui ho preso questo colluttorietto qui della Veleda. Si presenta così, sono 50 ml di prodotto ed è un prodotto estremamente concentrato, per cui dovete mettere in un bicchierino, adesso vi faccio vedere come appare, dovete mettere in un bicchierino tipo questo, tutta l'acqua e poi più che altro dovete mettere 5 o 10 gocce di questo Veleda, che è molto concentrato, poi dovete riempire di acqua tiepida, possibilmente non gelida e non calda. Fate un bel risciacquo e devo dire che vi lascia l'alito molto 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 fresco. Si vede proprio che disinfetta il cavo orale. Per esempio, io, questo lo devo dire perché è la verità, qualche giorno fa ogni tanto mi prende il raptus, mi lavo i denti fortissimo. Anche la mia dentista mi dice perché? E non lo so, boh, vai a capire. Sta andando via anche il sole, perfetto. Mi capita di lavarmi i denti magari in maniera troppo potente, magari mi faccio pure delle lacerazioni nella bocca, sono cretina, lo so, lo dico anch'io. E anche Simone dice, ma perché ti, non è che c'hai chissà che? No, infatti, ma non lo so come mai. Comunque mi ero fatta praticamente una ferita, me la sono autoprodotta e non so perché. Comunque, con questo qui ho fatto due sciacqui il giorno che avevo questa ferita, il giorno dopo non ce l'avevo più. Cioè, avevo proprio il puntino di sangue, non ce l'avevo più. Quindi devo dire che mi piace. Ha proprio un effetto antisettico, antibatterico, anche riparativo. Mi piace veramente tanto. Non è un prodotto economico. Costa 7 euro se non sbaglio, però dovete anche vedere che sono 50 ml, dovete usarne 10 gocce, per cui vi durerà un casino. Devo dire che io l'ho già utilizzato diverse volte e sembra che sia sempre in tonso. La colorazione del liquido è molto scura, è marrone scura. Per tutte le persone che hanno dei fastidi nel lavarsi i denti con dei dentifrici mentolati, persona a cui dà fastidio magari la sensazione di bocca impastata di menta che danno alcuni dentifrici, vi consiglio, sempre se ce la faccio ad articolare, vi consiglio fortemente tutta la linea della Veleda alla Ratania, proprio questa, perché anche il dentifricio è molto molto efficiente, per cui io ve lo consiglio. Prendete sempre consigli, questa è un'altra cosa che volevo dire, colgo l'occasione per dirlo. Prendete sempre consigli come consigli, cioè, siccome nel mondo siamo 7 miliardi di persone, siamo tutti diversi, non è detto che un prodotto che funziona su di me funzioni anche sugli altri. Perché di recente ho ricevuto un messaggio in cui mi si diceva: avevi detto che quel prodotto lì era efficace, su di me non funziona. Io non sono l'oracolo di Delfi, io racconto e condivido le cose che mi piacciono e che su di me sono funzionanti, funzionali, ok? Se su altri non funzionano, non dovete dirlo a me, non sono io la produttrice, non produco prodotti, non produco cosmetici, magari, ecco, se no non stavo qua, o comunque stavo qua ma presentavo i miei lì prodotti, no? Non presentavo i prodotti degli altri, quindi io non sto sponsorizzando, pubblicizzando, sto dando dei consigli, cioè si tratta proprio solo di condivisione, punto e basta, ok? Cioè questo vorrei che fosse chiaro. Per cui se uno ha curiosità di provare un prodotto, non stia a guardare se per me è un top o un flop, lo provi e poi si farà lui un'idea. Ecco, prendete questi video come compagnia, condivisione, eccetera, eccetera, eccetera. Perfetto, andiamo avanti. Adesso vi faccio vedere un burro a cacao che mi sono comprata sempre lì a Verbania perché l'ho comprato lì a Verbania perché mi sono portata quel lippino Sweet Soleil di Neve Cosmetics che vi ho bocciato e devo dire che era una tragedia perché non mi sono truccata, c'era un sacco di aria vicino al lago, sapete che tira aria, quindi avevo le labbra più secche che mai. Ho detto, boh, entro in un Tigotà che io non ci vado mai da Tigotà, eh? Mai. Per
Mai, vado una volta all'anno e mi sa che per quest'anno ho già dato. Sono entrata in un tigotà e in fretta e furia mi sono presa un burro cacao. Avevo una grande curiosità di provare il Carmex, che è un burro cacao, un balsamo labbra originario degli Stati Uniti e lì pare che vada molto. Avevo curiosità di provarlo ed effettivamente l'ho provato, l'ho acquistato, l'ho utilizzato e devo dire che mi piace molto. Si presenta così, anche questo è un chapstick, quindi molto piccolo. Io ho preso il Classic. Bisogna tenere presente che ha un fattore di protezione di 15, non so quanto possa essere utile, però comunque c'è. È un bellissimo stick labbra che quando lo stendete sulle vostre labbra secche ve le rinfresca. Avete presente l'effetto rinfrescante che io aborro nei detergenti intimi? Sapete che io detesto i detergenti intimi, quelli che vi rendono glaciale la zona X e la zona Y. Ecco, io quelli proprio li detesto. Invece sulle labbra, oppure anche nello scalpo quando mi lavo i capelli, mi piace tantissimo. Quindi promossissimi per me, per quanto mi riguarda, sono sempre promossi i balsami labbra rinfrescanti, cioè vi dà proprio l'effetto di cubetto di ghiaccio sulle labbra. Bellissimo. Poi ha un profumo veramente molto molto buono. Mi piace. Mi piace, mi piace. Trovato da Tigotà e pagato, non mi ricordo se 3,99, no, 2,99. L'ho comprato perché sul sito di makeup.it costa 3,99 e da Tigotà 2,99, per cui ho risparmiato 1 euro. Mi piace molto e questo è un burro cacao che mi infilo in borsa, per cui sono andata proprio a prenderlo dalla borsa. Mentre invece in casa sto ancora terminando il mio burro cacao dei Risis, quindi al burro d'arachidi, molto buono anche lui. Poi andiamo avanti, la mia amica Serena, ciao Serena, nel mese di marzo, o forse nel mese di febbraio, non ricordo più, mi ha fatto arrivare un pacco pieno, pieno, pieno di prodotti. La ringrazio pubblicamente, ma ci siamo già sentite su WhatsApp, non era il caso che mi mandasse tutti questi regali, però capisco che ci teneva, per cui grazie Serena, ti mando un grosso bacio come faccio sempre, ecco. Devo dire Serena che tra tutti i prodotti che mi hai mandato, io sto utilizzando questa crema mani del marchio Bath & Body Works e si chiama Winter Candy Apple, quindi è una mela candita invernale, profumo molto molto buono, consistenza leggermente spessa, però vi ripara tantissimo le mani. Io non conosco bene il marchio Bath & Body Works, nel senso, me lo hanno fatto conoscere Irene mandandomi le acque profumate, me lo ha fatto conoscere Serena mandandomi questo e anche uno o due bagnoschiuma, ora non ricordo. Devo dire che mi sta piacendo molto questa crema, la trovo molto riparativa e piena di burro di karité e si sente. Non rimane particolarmente unta, però se avete le mani un po' in sofferenza, e io quando ho avuto quegli attacchi di allergia bestiali, l'avete visto il video dei flop, avevo anche non solo le labbra, ma proprio anche le mani molto molto aride. Devo dire che questa è molto riparativa, mi è piaciuta tantissimo. Non so se la possiate trovare ancora adesso nei negozi o online, non ho idea. Però mi piace da morire che ci siano 29 ml, perché metterne 30 dava fastidio. Per cui è giusto usare un numero dispari, 29 ml, fantastico. Comunque ne basta poco, è molto concentrata, ne basta poca, è femmina la crema, è molto concentrata e ripara bene le mani. Mi è piaciuta e devo dire che piace anche a Simone, per cui promosso, promossa. Niente, oggi i plurali, singoli, non si capisce niente in questo video, vabbè. Allora, adesso vi mostro un duo di prodotti che mi sono arrivati in regalo per Pasqua. Qualcuno che mi ama molto, non dirò chi è, ma non è mio marito, qualcun altro che mi ama molto mi ha fatto un regalo bellissimo, veramente, veramente bello. Bello perché è un regalo importante, particolarmente costoso, che io personalmente non me lo sarei comprato, però per Pasqua mi è arrivato un duo di prodotti della Kérastase, marchio francese conosciutissimo perché crea prodotti per i capelli. Credo che da qualche anno sia stato acquisito dalla L'Oréal, non mi ricordo se prima fosse già L'Oréal, fatemelo sapere voi. Io questi prodotti non li conoscevo, conoscevo il marchio perché mia zia Michela ha utilizzato per tanti anni shampoo e maschera per capelli colorati e anche per capelli crespi di Kérastase. Io non li ho mai utilizzati, è la prima volta che li vedevo. Le persone che mi amano molto e mi hanno regalato questo duo di prodotti mi hanno appunto
regalato il Kerastase Bain Divalent, come si legge? Bain Divalent, shampoo specifico per capelli grassi, quindi mi conoscono anche bene. Quindi per radici grasse e per punte secche, che effettivamente corrisponde alla descrizione di quei quattro peli che ho in testa. È una linea specifica proprio per capelli grassi e si tratta appunto dello shampoo 250 ml, vedetelo, è proprio lui, specifico proprio per capelli grassi. E poi si tratta anche della maschera. La maschera è carissima, mamma mia, quando ho visto i prezzi ho detto: siete pazzi. Vabbè, comunque eccola qui, Kerastase. La maschera si chiama Mask Reidratante, maschera in gel idratante intensiva per lunghezze sensibilizzate e disidratate. Devo dire che corrisponde abbastanza alla descrizione dei miei capelli. Lo shampoo sono 250, come vi ho detto un attimo fa, mentre invece la maschera sono 200 ml. La maschera si presenta così, perfetto. Allora, non vi posso dare un'opinione consolidata di questo prodotto perché mi è arrivato in regalo di recente, quindi leggermente dopo Pasqua, mi è arrivato in regalo di recente, non ho un'opinione specifica e consolidata perché l'ho utilizzato solo 2 volte, per cui mi riservo di aggiornarvi in futuro. Per le 2 volte che l'ho utilizzato, lo shampoo sembra abbastanza appropriato alla mia cute, che è una cute grassa che produce molto sebo, eccetera, eccetera, eccetera. Sento che rimuove bene il sebo, sento che rimuove bene il grasso, però senza lasciarmi la cute super secchissima. Ok, per cui per quanto riguarda lo shampoo, per questi primi 2 utilizzi mi sento abbastanza tranquilla. Per quanto riguarda la maschera, non ho notato ancora grosse cose. Diciamo che quando ho applicato la maschera non ho sentito la necessità di applicare, di spruzzare sulla mia folta chioma, sono ironica, lo spray sciogli nodi della Chicco, che è un prodotto che se dovessi usare altri balsami, tipo quello lì della Dove al temaccia, cioè latte di riso, devo assolutamente applicare perché non hanno un buon potere districante, mentre invece questa maschera sembrerebbe di sì, però è meglio che ve ne parlo più avanti perché ho fatto 2 utilizzi e mi sembra un po', come dire, mi sembra un po' presto, ecco, quindi vi aggiornerò in futuro, tanto siamo sempre qua. Ultimissimo prodotto che vi voglio far vedere è un prodotto che non è né un flop e né un top, però è un prodotto che ho acquistato al Penny Market e si tratta del loro gel detergente del marchio Today, eccolo qua, Cleansing Gel Acqua for every skin type, quindi per tutti i tipi di pelle, e io mi sento di dire che la descrizione è verissima, perché sapete, io ho una pelle grassa, in alcuni periodi del mese particolarmente arrabbiata, quindi con delle zone specifiche, quindi sempre questa che adesso è, in effetti è un po' rossa, in alcune zone ho proprio un'acne un po' arrabbiata, e mi sento di dire che questo prodotto è vero che va bene per tutti i tipi di pelle, perché va bene nella pelle di Simone, che è una pelle normale, va bene per la pelle del mio viso perché è una pelle grassa, mista e grassa, ma non crea, come dire, non dà eccessiva idratazione, non la unge, ma devo dire che la purifica abbastanza bene. Per cui, se siete alla ricerca di un buon detergente per il viso, che va bene per tutti i tipi di pelle, che costi veramente molto poco, che sia molto reperibile, io vi consiglio di andare al Penny Market e dare una chance a questo Today Cleansing Gel Acqua. Costa 99 centesimi, o perlomeno quando io sono capitata al Penny costava 1 e no, no, costava 0,99, per cui vi consiglio di prenderlo. Questo ha la vitamina B5, poi ha la mamelis, usare su viso, collo e décolleté, massaggiare delicatamente, cioè sta nuvola avanti e indietro deve fare, boh. E che dire? Boh, mi sembra particolarmente adatto a tutti i tipi di pelle. Io noto che con lui è meglio fare un giorno sì e un giorno no, perché se io lo utilizzassi 2 volte al giorno, mattino e sera, tutti i giorni, ho notato che qui mi crea delle screpolature, perché è vero che è una pelle grassa, però è anche una pelle sensibile e delicata, quindi se la vai a sgrassare troppo inizia già a desquamarsi proprio qua. Non si vede, ma si sente se toccate. Sono 150 ml di prodotto, costa molto poco, è un prodotto economico. Provatelo e vedete un po' come si comporta sul vostro viso.
vi consiglio di utilizzarlo una volta al giorno. Se vi dovete lavare il viso più volte al giorno, cambiate detergente. Io, per esempio, stamattina ho usato lui per viso e collo. Stasera, quando mi vado a struccare per il viso e il collo, vado a utilizzare la saponetta alla mimosa della Mand che mi ha mandato Teresa. Ciao Teresa! Sono veramente piena di persone che mi mandano un sacco di regali. Vi sono veramente grata per tutto l'affetto che mi dimostrate. Il video è finito, vi ho mostrato una serie di prodotti nuovi, fatemi sapere se li conoscete, se vi ho un po' incuriosito, se vi piacciono questi video di compagnia, che dire, noi ci vediamo nei commenti, è tornato il sole, cioè avevo detto che era una giornata bellissima, ma il sole fa avanti e indietro. Per cui niente, io aspetto di leggere i vostri commenti, di confrontarmi sempre con voi, vi mando un abbraccio e un bacio. Ciao!